Probabilmente tutti voi ricorderete le Madeleine, quei dolcetti soffici e profumati a forma di conchiglia o barchetta che ancora oggi si gustano a ogni età. Forse ricorderete anche che uno dei grandi scrittori della letteratura francese, Marcel Proust, ne decanta il gusto e l'aroma quando da ragazzo la mamma gliene porge insieme una tazza di tè. La delicatezza e il profumo delle Madeleine saranno così immortalati nella sua opera Alla ricerca del tempo perduto, come qualcosa di straordinario, una deliziosa voluttà legata strettamente al loro sapore. Bene, a questo punto tale fascinoso collegamento letterario ci riporta ad un profumo più recente che il nostro carissimo Mimmo Campagnuolo, in un ricordo vivido e indelebile, ci fa rivivere nei suoi versi nostalgici e commoventi, dedicati ad un altro tipo di dolce, Avalon. Manca ancora pochi tempi per Santa Pasqua, che già nelle vetrine delle pasticcerie e dei panifici sono accomparute il palom. Tutta una tratta, a mente mi porta a reto con tempo, a quando stava a casa con mamma, a parrocchia. Mo' conto quello che succedeva, perché ancora mo' che l'episodio mi ha lasciato una segna. Mentre tornava a casa all'ora di pranzo, già d'indoviale un odore dolce mi stordeva. A conferma poi arrivava subito, quando girava per stanza. Mamma, è venuta Cenzina? E come fai a sapere? Un profumo così o portano sulla palomma che fa Cenzina, una parente nostra assai cara, che ogni anno ci ha portato. Ero veramente saporito, un vero piacere per il palato, specialmente a primo mattino con latte. Dinda Stivorn ha avuto modo di assaggiare questo dolce tradizionale di te negozio. Il risultato? O sapore e odore non so più chi le una volta. E quindi oramai è risaputo che la regina del palomma rimane sempre Cenzina. O segreto? Ha già saputo che il segreto suo è un lievite madre e non c'è tanto tempo a far crescere, pure una settimana. Oggi il profumo da palomma ma tu sta giù. Solamente Cenzina mi fa consolare. Aspettate un momento, hanno bussato alla porta. Maronna mia, è un miracolo! Cenzino con una paloma a mano, cieni naspere e chi riavulillo in coppa come una volta. Mo' per me, io veramente Pasqua.